Posso commentare qualcosa che è successo l'ultimo alla chiusura? Due cose. La prima è quando che stia a Milano il giovedì o il martedì di andare all'Accademia veramente, non perché sia qua, perché mi sta pure antipatica, però è veramente una cosa bellissima. Allora, praticamente il mio sogno un po' da piccolina era avere comunque una cosa bellissima. Che un genitore per portarlo a fare sport ha bisogno necessariamente che il figlio abbia, che ne so, un medico dietro. E iniziamo verso la palestra, insomma, più giusta. Però dobbiamo, possiamo metterlo in pratica. E io ci sto provando, devo chiedere un hype. No, rugby si è visto poco, faccio tutto il resto. Ah, da prima c'erano un po' di ragazzi in giro. Questa è... Quant'è? Noi... per cominciare. Le faccio se ci fossero Ronaldo. E io credo che molti ragazzi devono vivere lo sport per quello che è fino a una certa... Adesso... fermare. È vero che la adesso... La moglie conferma. È vero che adesso sanno tutti il... Perché un giorno, vede... Mi ha insegnato tantissimo. Posso vedere il braccio? Grazie. Allora, Bebe è arrivata a casa mia, tranquillamente, si è tolto il braccio, e gli ha detto, guarda, se tu schiacci qua, questo si apre, se tu schiacci qua, perché non sono molto bravo. La prima linea è brava. Si chiude, ok? Ma il bambino è stato lì, ha guardato, l'ha guardato differente. Oggi ho imparato a calciarmi le scarpe, oggi ho imparato che cos'è un braccio. Io ho sempre avuto questo sogno da bambino, volevo fare qualche barbecue. La griglia che piange, non ce la so più. Di vincere quella medaglia, di gridare per dire il problema che ha avuto, io sono dovuto stare in silenzio con mia moglie. Ecco, voi mi chiederete perché guardate meglio come sono vestita, esatto, perché io sono vestita lottatrice. Quanti chilometri su? Che quello non l'avevamo fatto per meno male, era fuori in quelli che era grigliata. Però purtroppo io... Vedete tutti tipo il vestitone del Gavater enorme. Quello che te l'hai sumo. Non so, ma ne avevamo presi tanti punti quella volta. In Nuova Zelanda. Ma questo era il sogno di Luca, se ne sono vestiti uguali, noi un po'... Vedi le persone serie? Questi sono così, adesso... Ah, non l'ho portato la fredda. Questa è la classica cosa, la Barbara d'Urso. Non mi dire quel nome. Allora, Martino. Rivedendo questa foto da te da ragazzino e loro queste giovani leve. Una pizza magari no. Ma vuoi una fetta? No. Magari dobbiamo riempirlo proprio fino alla fine. Ma allora, facciamo anche un brindisi, perché questa è l'ultima intervista ufficiale del Festival dello Sport. Martina Cotolani. Anche tu sei celiaca, ma ormai per noi la strada è facile, c'è tutto per noi.